Ma buonasera a tutti quanti. Benvenuti in questa nuova live, ragazzi. Una live dedicata completamente a Little Nightmares. Salve, gente, buonasera. Accendiamo anche l'audio del gioco. Oggi ho pensato di fare una live totalmente su Little Nightmares perché quest'estate abbiamo preso una tradizione che era la live del sabato con Hollow Knight, non so se vi ricordate. E volevo rivivere un po' quelle vibes lì. Inoltre, insomma, anche per dare un'accelerata al gioco che non è lunghissimo, però poi giocheremo anche il DLC, quindi si allunga in quel modo. Comunque, buonasera a tutti, come state, ragazzi? Come va? Cosa mi raccontate di bello? La mia socialità del sabato sera, cosa vuol dire questa cosa che hai scritto? Sistemo già il ventilatore, che se no inizio a disciogliermi. Allora, un saluto a Muntuk, Solfatar, Martiu, Bappa, Trafalga. Buonasera Ale, buonasera Sullivan, buonasera Jimmy. Non mi dispiace questa tradizione del sabato. Beh, non è che ci sarà sempre, però sarebbe bello avere una live, diciamo, concentrata su una serie diversa da Minecraft, in quel senso. E in questo caso capita Little Nightmares. Cosa ti racconto di bello? Che tra un po' ci sarà una sorpresa su Telegram. Oh, questa cosa mi piace molto. Che top. Bene, non sono uscito solo per la live, addirittura Ale. Potrei dire che hai fatto male, ma in realtà ci sta. Ci sta. Anzi, oggi cos'è? Oggi è sabato. Stavo parlando con una persona in sti giorni che diceva: devo andare in discoteca. E io gli dicevo: ma che discoteca? Ma stai a casa. Pigiamone, ti guardi un film piuttosto. Ma vuoi mettere? Quanto è più bella la serata così? Non so, io a volte amo anche stare a casa. Aluccio, grazie per i 23 mesi. Vuoi sposarmi? Francamente no, mi dispiace. Sono contento, è la tua prima live che vedo da tanto. Bentornato allora, Daniele. E Aluccio, se ti chiamassi Aluccia e fossi molto molto ricca e tu volessi solamente un rapporto distaccato di amicizia e supporto morale, niente di fisico. Allora ne parlerei con Kara e gli dico: ehi, guarda che se sposo questa, magari gli grabbiamo un po' di soldi. Allora in quel caso magari diventa un sì. Simos, grazie per i 15 mesi. Gli horror mi fanno paura, vado a tryhardare sulla Coblenone. E niente, e abbiamo perso Simos. Su sabato sera si passa a programmare in 3D Engine. Ma devo dire che in realtà adesso 3D Engine no, non lo so. Però delle volte mi sono messo qui a fare modellazione 3D solo per chillare. C'è stato ultimamente, ho fatto un modello che poi è una cosa che andrà nel server tipo tra mesi, probabilmente. E ho creato questo modello già adesso a settembre, senza alcun motivo, ma perché mi andava di chillare. Allora ho aperto Blockbench e mi sono messo lì a fare questa cosetta. Buonasera, Iron Buster, e benvenuto per la prima volta in chat. Certo che essere messi al 9 settembre ancora col ventilatore sparato è un po' grave la situazione. E terremoto in Marocco non ho visto, però stavo leggendo delle notizie adesso, poco prima di startare, solo che non ho fatto in tempo a finire. Cioè, ero proprio lì a leggere un attimo perché ho sentito che c'è stato, però non sono aggiornatissimo. Visto che è stato un bel disastro, però. Sì, porteremo anche il 2. L'idea è quella. Ok, quel particolare momento in cui se provo a seguire la live da PC mi si blocca ogni pochino, ma da telefono va più o meno meglio. È un po' il PC sovraccarico. Prossimo gioco, uno chill ci starebbe. Tipo quello che costruisci case che sta per uscire.
che non conosco, Solfatar. Vabbè, ragazzi, il prossimo gioco è chill, tutto sommato. Mercoledì iniziamo Pokémon... non mi ricordo come si chiama, il DLC di Pokémon Violetto, insieme a Tiar. Insomma, dovrebbe essere abbastanza chill come cosa. Ero convinto lo avessi già portato. Lo aveva portato Karen sul suo canale. Poi io l'ho giocato insieme a lei. E adesso poi ho deciso di portarlo in live. Quindi l'ho già giocato Little Nightmares in realtà. È la settimana che ho problemi con Twitch. Il resto funziona bene. Boh, non so. Ogni tanto ci sono queste stranezze. Va bene, ragazzi. Allora, il programma della serata, l'ho già detto, facciamo una serata tutta dedicata a Little Nightmares. Quindi oggi saremo pochini, saremo nell'intimità del nostro walkthrough horror. Qualcuno non verrà perché non regge gli horror. L'abbiamo già visto, qualcuno che ci salutava, quindi fa niente. Noi andiamo a finire questa serie. Finire, probabilmente potremmo finire Little Nightmares, ma poi c'è il DLC che potrebbe occuparci ancora un po' di tempo, quindi non credo che oggi si fa tutto. Però insomma abbiamo un po' di orette da dedicargli. E quindi nulla. Poi il 2 lo porteremo più in là, senza fretta, penso. Ma adesso, se siete pronti, io direi di partire. Iniziamo? Mi ha sempre messo un sacco di ansia, non so il perché. Questo gioco mette un casino di ansia. Questo gioco è ansia pura. Infatti mi piace un casino come tipo di gioco horror, perché alla fine non è un horror pesante. È un horror abbastanza, anche sembra fumettoso, non lo so, quasi una fiaba distopica. Però ti mette uno stato d'ansia anche con anche giocarlo, che è molto funzionante. Lo preferisco a tanti horror famosi che sono usciti negli anni. Riprendiamo la partita. E, gente, ci eravamo lasciati in questo punto. Adesso andiamo a rivedere un attimo questa piccola scena del reveal. L'altra volta abbiamo superato ben due boss. Abbiamo superato il boss delle prigioni, diciamo così. E poi abbiamo superato la cucina con i due cuochi. E prima di salire questa scala, mi stavo dimenticando, importantissimo, schermo intero. Ok. Massima immersione. Ce la possiamo fare, è solo una scala. È solo una scala, ce la facciamo. Erano più di due, sì. Erano molti più di due alla fine, però diciamo durante il livello erano due in quella casa. Poi ce n'erano tanti altri al di fuori della loro casetta nella fuga finale. E qui è dove ci siamo lasciati nell'ultima live. Il reveal, la scena, quando scopri, dopo aver tentato la fuga, che non c'è una fuga, perché noi siamo all'interno di una nave, o comunque, diciamo, un mezzo che sta nell'acqua. Quella di fianco a noi è assolutamente una nave. E sta imbarcando delle enormi figure paffute. E diciamo che già qui possiamo fare delle ipotesi. Abbiamo visto che ci sono delle prigioni. E c'erano un sacco di corpi. Questi corpi venivano portati alle cucine. Le cucine cucinano perché?
E ora sta entrando della gente particolarmente cicciottella in nave. Quindi ti inizia a fare due domande, ti inizia a venire un dubbio. E inoltre viene spiegato il perché dondola sempre la visuale. Ora, noi dobbiamo salire da questa catena. Il volume è troppo alto. Questa è l'unica scena alla luce finora, ma è fatta talmente bene che trasmette più ansia della parte all'ombra, almeno per me. Sì, effettivamente mette molta più angoscia probabilmente questa scena di tante altre. E guardate, man mano che saliamo vediamo sempre più visuale. Posso anche spostarmi. Questa è una nave da crociera. E questo che diamine è? Non è neanche corretto chiamare questa struttura nave. Vedete, è qualcosa di molto più strano. Il gabbiano ci dà anche un senso di proporzione. Bene. Ora possiamo vedere un po' le persone che entrano mentre noi ci facciamo strada. Sono persone obese, in sovrappeso, palesemente, che vengono qui dentro come turisti, ma una cosa molto inquietante è che sono tutti mascherati. E di solito tu non è che ti imbarchi su una crociera mascherandoti, cioè perché dovresti nascondere la tua identità? Perché c'è qualcosa di molto losco in corso. E adesso lo andremo a scoprire. La facecam si è già sfocata una volta, perfetto. Signor Magikarp in chat, non speculiamo su cose che riguardano Little Nightmares 2, però. Bisogna... un pezzo del puzzle per volta, no? Bisogna andare con calma. Questa volta non dondola solamente la visuale, ma trema. Che cosa fa tremare tutto? Che siano i passi ritmati di queste persone? E questa è la risposta. Tra l'altro, vedete che questo qui che sta passando ora ha una maschera di carne, come i cuochi. Altri invece hanno delle maschere vere e proprie, che sono così strette che gli piegano la pelle del viso, cioè... Andre Taro, grazie per i 36 mesi, bentornato. E? Là in alto. La figura di inizio gioco sta guardando questa gente che entra. Peraltro in quest'area abbiamo delle architetture molto orientaleggianti per qualche ragione. Dietro c'è un quadro con l'occhio. Forse meriterebbe un po' d'attenzione anche il quadro che c'è in questo punto dove sono ora. Non si capisce molto bene, ma avrà senso più avanti.
Quanto ci hai messo a battere maligni in Elden Ring? 2 ore. Ve l'avevo già detto, 2 ore ci ho messo. Ed ecco il cibo della cucina. Dov'è finito? Qua c'è gente che sta mangiando, palesemente. Sembrava un faro quello nel dipinto, esattamente. Attenzione a lui che è nella nostra stessa stanza. Sì. Non sono così distratti dal cibo, dovremmo fare molta più attenzione. Allora, non vorrei farmi uccidere così spesso, però è stato molto bello farlo, perché avete visto che il tipo ci ha afferrati e ci ha mangiati. Quindi sì, si può dire che sono dei cannibali senza vergogna queste persone. E David Ne, grazie per il Prime, benvenuto. Matteo dice, ti amo, baciami per favore. Ma a me piace la figa, ragazzi, io come ve lo devo spiegare? A me spiace, però non ci posso far niente, è così. Ah, sarà il caso di muoversi e scappare, eh? Mi sfugge qualcosa di questo livello. Si corre tipo fortissimo. Corri! Devi correre, maledizione! Ok. Arriva! Ma chi è? È pazzo! Cioè, pensate quanto sono voraci, nonostante siano pieni di cibo, vogliono comunque mangiare pure me. Guarda questa signora. Hanno dei seri problemi queste persone. E neanche puoi dire che soffrono la fame, non è così. Ho visto un nomino. Peraltro, non vi saprei spiegare il motivo, ma su questo barile, su questa cassa in realtà, sopra il barile, c'è un disegno. Ed è un disegno di una piccola figura incappucciata con un impermeabile giallo, cioè sono io. Salve, signor Nomino. Già che siamo qua, io le do una mounting. Un po' di luce per lei. I Nomini sono questi piccoli esseri che apparentemente in questa, tra virgolette, nave cercano di farsi una vita nascondendosi nelle pareti. E questa è casa sua. Bene, ora però arriva una delle scene più brutte del gioco, probabilmente, perché per poter proseguire devo fare una cosa. E mi ricordo una grande difficoltà nel fare sta cosa. Tra l'altro ho già sbagliato. Corri! Mi
Non so come io l'abbia fatto subito, ma vi assicuro che c'ero rimasto bloccato un bel po' in questa scena. Perché oltre a dover correre di lato, devi anche spostarti in profondità. Ma ce l'abbiamo fatta. È sembrato facile, non era facile. Ok, aspettiamo che dondolini qui. Cioè, tra l'altro, cioè, loro vengono qui, mangiano, bevono vino, però non è questo grande ristorante. Tutte ste salsicce crude, palesemente. Cioè, non è che ci sia questa grande scelta. Palate con la mano, si mette la mano in gola per spingere il cibo direttamente nello stomaco. Neanche gustano, cioè neanche stanno assaporando la carne, proprio la spingono in gola. Guarda, guarda tutte le salsicce che si trangugia. Potremmo clippare questa scena, la scena chiamatela POV, la tipa timida. Pieni di cazzo di salsicce, di tutto e di più. Vedete, una bimba che è più vestiti che carne e la volete mangiare. È inspiegabile sta cosa. Guarda quanti sono. Io non so se andava fatto così, ma ha funzionato, quindi godo e vado avanti. Ok, ok. No, Garry ci ha scritto, mi ricordano la mia ex, oddio. Cazzo, questo è un problema, c'è anche la bambolina da prendere lì. Merda! Merda! Mi ha visto tantissimo! E niente. Cosa mi hai fatto? Mi ha preso e basta. E io come la piglio quella bambolina lì? Corre e scappa velocissimo. Ecco. Questo potrebbe essere un buon nascondiglio, vediamo. È corso in bagno per cosa? Per cercare me? Si deve tirare una cagata epica. Che deve fare? Il bastardo cercava me. Cioè, cercava proprio me. E la bambola mi sa che rimarrà lì. Idea. Non è che me lo ricordassi, però c'era. Mi dava una sensazione, no? Come dire. Quello specchio è troppo centrale nella stanza. Ah, bello, a piedi nudi sui cocci di vetro. Questa è la prima cosa che faccio quando mi alzo la mattina. La mia attività preferita. Così rilassante. Ed eccoci qui. Sta ancora cucinando lui. Ok,
credo che a questo punto noi dovremo prendere l'ascensore, semplicemente. Sì, faremo anche il DLC, tranquilli. Sfonderanno le pareti? E no, però quasi, va bene, che schifo. Eccoli. Quanti sono? Aiuto. Oh merda. Quanti cazzo sono? Aiuto. Ma si stanno avvicinando tantissimo. Corri. Corri. Oh mio Dio. Ma è tipo stanchissima. No. No, ragazzi. No, ragazzi, ho fallito all'ultimo. Ma figa, ma era lontanissimo il coso. Come facevo? Palese casa dei parenti che ti chiedono la fidanzatina quando ti laurei. Ah, e mentre te lo chiedono ti inseguono così. Mamma mia. Oh, bello di nonna, vieni qui che ti do un bacetto. Questa è la zia che ti tira le guance. Ricorda un po' la città anche incantata, è vero, è vero. Corri. Godo. Godo perché non solo siamo scappati, ma uno di loro è caduto di sotto, quindi godo. Particolarmente proprio. Godo delle disgrazie altrui. Allora, qua dobbiamo notare due cose, ragazzi. Intanto loro si sono rimessi a mangiare. Perché, cioè, alla fine loro sono tipo schiavi della golosità, no? Però non gli... lì c'è, ci sono altre persone che stanno salendo delle scale grandissime. Però non gliene frega un cazzo di noi, davvero. Cioè, vogliono solo mangiare il più possibile tutto. Mentre qui abbiamo un bel disegno in stile orientale, un po' con stile la grande onda, con quella che sembra essere la struttura in cui ci troviamo. E come vedete, la struttura ha in cima un camino gigantesco che emette fumo, quindi penso tutto quello delle cucine, di tutto il merdume che fanno qui dentro. Fame. Anche noi, proprio come i clienti di questo posto, abbiamo fame. Il cappello che c'era lì potrebbe essere un indizio di lore, come non c'entrare niente, non lo so. Amico Nomino. Grazie, dammi la salsiccina, grazie mille. Dai, fammi mangiare la salsiccina così. No, non salveremo tutti i nomini.
di questo posto. Uno ce lo siamo mangiati. Sì. Capite che la fame che c'è in questo posto non è una fame normale. È una fame cieca, violenta, senza senso. Altrimenti avrebbe mangiato la salsiccia, ma... ha mangiato semplicemente la prima cosa che ha afferrato. Un po' come i clienti. Perlomeno ora siamo sazi. Quella signora è entrata in un ascensore con un occhio sopra. Abbiamo visto che l'occhio controlla tutto. Ok, lì c'è un pulsante che dobbiamo sicuramente attivare e per farlo lanceremo un oggetto. C'è un barattolino qui particolarmente illuminato che sembra farsi dire prendimi, però noi prendiamo questo qui nell'angolino. Proviamo a lanciarlo. E vediamo un po'. Sarà il caso di stare qui davanti? Non c'è nessuno. Easy. Zona ospiti. Abbiamo ottenuto un avanzamento. Una piccola volpe in mezzo a un... Non ho letto. Non ho finito di leggere. Abbiamo già completato un'altra zona della nave. E quella che abbiamo appena completato è... diciamo la fine della catena dalla prigione alla cucina a chi consuma il pasto. Probabilmente la parte più corta, ma anche una delle più toste, cioè proprio fatta bene, ti dà proprio quel senso di disgusto. Salamotto, grazie per i 10 mesi, ho giocato ad entrambi Little Nightmares, se li ho trovati fantastici, hanno anche annunciato l'uscita del terzo, non vedo l'ora che esca. Idem. Idem, idem. Assolutamente da giocare anche il terzo. Ed eccoci nella casa di quella altissima signora. Partiamo con una porta che è chiusa a chiave. Procedendo, vediamo un po' di ritratti. Ci sono dei nomini. Ci sono dei quadri che avevamo già visto. Ci sono degli autoritratti. Uno è addirittura coperto da un telo per qualche ragione. C'è anche un maiale. E si sente qualcuno cantare. Ah, e qui c'è il quadro che vi dicevo prima. Vedete che sembra una sorta di faro? Se ci fate caso, e se non ricordo male, non riesco a inquadrarvelo meglio purtroppo. Tanto c'è una figura dietro il muro, va bene. Però quello che sembra un faro emette del fumo. Quindi, probabilmente quello è il camino che sta sopra la struttura. Sto giocando da Steam io. Ma è la Shura lì che sta cantando. Sarà davvero il caso? Ok, non volevo correre addosso. Ho sbagliato tasto. Non doveva andare così. È successo.
E ci ha catturati con dei poteri psichici? Ci sono delle pile di vestiti, ma non credo sia possibile salire in qualche modo. Sotto il letto perché non mi fido. Allora, anche qua io non ricordo, però conoscendo un po' i miei polli, andando a sensazione, nella stanza c'è una cosa molto vistosa rispetto alle altre cose. È un vaso e ha un occhio sopra. Mi sa che c'è una chiave lì dentro. Ripeto, non ricordo se è così. Però c'è anche il nascondiglio del letto, secondo me sì. Mi sembra ci sia la chiave. Lei ci ha sentiti? Ma... Ok, sì. Se n'è andata. Non è venuta a prenderci, se n'è andata. Attenzione, Ale ha scritto in chat che gli è partita la pubblicità. Potete scrivere tipo: no, fighissima sta scena, incredibile. O qualcosa che... Fate finta che sia successo. Abbiamo detto qualcosa di epico. Trolliamo, trolliamo. Figo, no? Incredibile, ragazzi. Ma avete sentito? Cioè, è rivoluzionaria sta cosa. E questa è la svolta. Cioè, è il momento più importante di tutto il gioco. Questa informazione che abbiamo appena udito, questa informazione che abbiamo appena sentito, è la chiave di volta dell'intera trama. Cioè, se non avessimo questo pezzo non capiremmo tutto il gioco. Incredibile. Cioè, cambia tutto. Questa voce che ci ha parlato lo sapete, l'avete sentito, quindi sapete di cosa stiamo parlando. Assolutamente l'apice, sì sì, assolutamente. Ho la pelle d'oca, esatto. Stratopico. Non ci credo che ha funzionato, ma è certo che ha funzionato. Non ho mai visto nulla del genere, lo so ragazzi, è stato devastante. Apriamo la porta. Ok, in realtà la porta era all'inizio, cioè pensavo fosse tipo il... una roba alla fine, invece. Infartino tattico. Stavo per accendere anche l'accendino. Mi è venuto un infartino. E tutte ste bambole, no? Ti fa pensare che... Cazzo, c'è davvero la tipa! Oddio, c'è davvero la tipa! Stavo dicendo, mi fa pensare che una di loro sia Animi ed è la tizia, ed c'era davvero. E come... Devo scappare o devo... Bastarda però. Ha fatto finta di scappare, poi ci veniva a prendere. Devo ancora correre? Sa di sì. Signora, ne possiamo parlare? No, quel cazzo, lei non vuole parlare.
Oh merda, qua c'è l'occhio. Ho capito dove siamo. Oddio, ma così presto? No, ok, forse mi sbaglio. Niente, non dico niente, non dico nulla. Oh, e invece sì. E invece sì. Uno specchio. Avete notato una cosa? Sia dove si stava specchiando, sia tutti gli specchi di casa sono rotti. Tutti. Tutti. Tranne quest'unico specchio che abbiamo in mano. Eccolo. E questo è il motivo. Lei, per qualche ragione, non può guardarsi nello specchio. Prendilo. Corri. La luce, la luce, la luce. Aspettare, devi aspettare. È l'ansia che ci mette 30 anni a rialzarsi e in più ti fa cadere il cazzo di specchio ogni volta. Ma lasciamelo in mano, sto specchio, no? È praticamente una boss fight, esatto. Bastarda. Prendi, prendi lo specchio. Prendi lo specchio. Corri nella luce. Devi essere impeccabile, eh. E non ricordo quante, cioè, non so quante volte devo farlo, no, o se sto mancando qualcosa. Ok, si è rotto. Si è rotto, si è rotto. Ce l'abbiamo fatta apparentemente. Fame. Assolutamente first try, incredibile. La fame. Non credo non si guardi allo specchio perché è brutta. Sembra una bella donna in realtà. Qualcosa in questa bambina non va. Questa Six non mi convince. Godetevi questa scena. Uccidendo la tizia abbiamo assorbito il suo potere, sembrerebbe. Il suo potere d'ombra.
Karma. E usciamo anche dalla cazzo di porta principale. La stanza della signora, c'è una tempesta in arrivo. Quell'impermeabile potrebbe... Puntini, puntini. Questo achievement. Calmi, calmi, non abbiamo finito proprio un cazzo. State tranquilli. Un nomino, anzi, i vari nomini ci guardano. Mentre ce ne andiamo. Non abbiamo assolutamente finito. Ma abbiamo concluso la principale timeline. Ora c'è il DLC. Questo è Hollow Knight, stavo dicendo. Questo è Little Nightmares 1 ed è l'introduzione a questo stranissimo universo distopico che ora si arricchirà sin da subito, perché il DLC, che iniziamo subito, crea, diciamo, un arricchimento di tutta la storia che abbiamo appena visto, perché è un percorso alternativo, è una storia parallela a questa di Six. Quindi facciamo passare i titoli di coda e poi cominciamo subito. Inutile dirvi che Little Nightmares 2 è molto più lungo e approfondisce un sacco la lore, perché qui vediamo questa strana società all'interno delle Fauci, se non ricordo male è il nome di questa strana nave. Ma nel 2 vediamo un sacco di altre cose. E poi ci sarà Little Nightmares 3, che probabilmente butterà un sacco di carne al fuoco. Vediamo se possiamo saltare i titoli di coda. Mi sa di no, eh. Vabbè, ce li guardiamo un attimo. Intanto, cosa ve ne parsa di questa storia principale? Bella, macabra e disturbante. Bellissima. Beh, sì, diciamo che stupenda e inquietante, diciamo che sono due termini molto distanti, però ci stanno. Mi dispiace aver perso così tutto il gioco, recupererò le live su YouTube. Assolutamente, fatelo. In realtà questa è solamente la terza live. Il primo Little Nightmares è molto breve, ma vi ripeto, il DLC aggiunge un bel pezzone. Se solo mi facesse saltare i titoli di coda, noi potremmo iniziarlo anche subito, però non posso farlo. Dobbiamo aspettare. Ci sono ancora troppe domande, devo capire meglio, ma il gioco è davvero spettacolare, dà la sensazione che deve dare in modo giusto. Ce n'è ancora tanto da fare, assolutamente sì. Thank you.
Poi diciamo che Little Nightmares 1, vabbè, l'inizio quindi è speciale, e anche la location, cioè quando arrivi a capire che sei in mare, dici cazzo, che figata. Il 2 è molto diverso, però per tante cose è ancora più bello. E in Little Nightmares 2 c'è il boss per me più inquietante di tutti. Quando lo giocheremo ve lo dirò. Ok, abbiamo quasi finito. I titoli coda non skippabili. Sei un criminale a non farli skippabili, santo cielo. Revax, bentornato. Little Nightmares è un capolavoro. Porterai pure giochi tipo Inside? Ma magari prima o poi sì. Basta sti titoli di coda, figa. Sono davvero lunghi, mamma mia. Vabbè, niente, team marketing. Intanto, che cosa dite? Nel 2024 uscirà il 3, lo giocherai? Sì. Giocherò sicuramente. Inside è bello, ormai lo conoscono tutti. Consiglio magari Arrival. In realtà, diciamo che c'è tutta una listona di giochi che vorrei recuperare. Anche lo stesso Ori che abbiamo fatto prima di questo. Ori mi andava un sacco di recuperarlo, però non mi ha lasciato quella voglia matta di giocarci. Cioè, è un po' strano. Il te è molto frustrante. Quindi non so se farò il seguito di Ori. Mentre ad esempio un Hollow Knight, per quanto abbia odiato l'atmosfera che si è creata attorno, è un bellissimo gioco, quindi Silksong in realtà mi garberebbe tanto da fare. È volutamente difficile, Ori. Ma sì e no, cioè alla fine non è che ci ha bloccato così tanto. Tanto passiamo un po' al volume di questi titoli di coda che... Tanto. Dicevo, non è che ci sia voluto così tanto per finirlo. Non c'è stato qualcosa che ci ha bloccato per tanto tempo, però era tutto frustrante, cioè... L'ha fatto per farti incazzare proprio. Allora, siamo ai ringraziamenti speciali. Dai, basta. Ma posso. Ma se alt quitto? Alt F4? Cosa succede poi? Facciamo prima, forse? Ho paura che poi non mi sblocchi robe. Oh, abbiamo finito. Che goduria. Abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta. Allora, rimettiamo il volume. Basta, ho capito, grazie, ringraziamo tutti, grazie per aver fatto questo gioco, andiamo avanti. Oh, ecco perché non volevo saltare, maledizione. Grazie per aver giocato. Ora, quello che sembra un faro dovrebbe essere appunto il camino della struttura. Ed è questo. Quindi teoricamente, e tra l'altro io qua non posso muovermi, ve lo dico. Teoricamente... Questa struttura, quando dicevate, ma è un sottomarino, in realtà non è niente di riconducibile alla realtà, ma penso che sia un qualcosa che si immerge e lascia fuori solamente il camino, per soffiare fuori appunto tutto lo schifo, e poi quando deve accogliere clienti emerge e dall'ingresso con le navi attraccano ed entrano. Cioè questa è l'idea che mi sono fatto di questa cosa.
Noi ora siamo usciti e c'è Six che è alla porta e dice: E beh, mo che faccio? Un cazzo fai? Sei in trappola, essenzialmente. Però attenzione, una nave, quella era una nave. Stava arrivando una nave.